Allora, è il momento di pensare alla squadra che tirerà giù tutti quanti i grandi campioni. Per quanto Zeusette e il Furioso non mi dispiacciano, penso che lascerò giù lui per adesso, anche se l'idea di potenza PA, capiamoci che non è sbagliata. Potrei sì perdere un turno all'inizio per fare punti A per tutti e due, però sarebbe un turno in meno d'attacco, il che non sarebbe pratico. Ok, sei pronta? Serata cinema a casa mia, che ne dici? Ci stai? D'accordo? Ok, preparati a una sorpresa. Abbiamo rimorchiato. Ecco qua, l'unico proiettore funzionante a Nuova Wirral. Dove l'hai trovato? È uno dei miei mille hobby. Oh. E adesso devo parlarti della maledizione segreta di Nuova Wirral. La vedi questa? È tipo The Ring. È una videocassetta, ma non una videocassetta qualsiasi. È la videocassetta di Blood Puncher, film d'azione del 1981. Da quando sono qui ho trovato centinaia di videocassette spiaggiate sulle coste di Nuova Wirral. È incredibile che funzionino ancora. E le ho raccolte, tutte quante. Indovina un po'? Sono tutte Blood Puncher. Ogni singola cassetta è Blood Puncher. È l'unico film che si può vedere a Nuova Wirral. Quindi indovina cosa c'è in programma per stasera? Sono pronto ad apprezzarlo ironicamente. Questo è lo spirito giusto. Volevo dirti grazie di aver passato del tempo con me. Non me la sono mai passata bene a Nuova Wirral, ma con te mi diverto davvero tanto. È bello essere amici. E questo sarebbe un appuntamento? Pensavo non me l'avresti mai chiesto. Ale, finalmente! E dai, ci siamo letteralmente fusi assieme. Finalmente so cosa pensi e, cioè, certo, anch'io ti trovo molto carino. Perché no, un appuntamento con un film orribile? Preferirei non impegnarmi troppo se per te va bene. Oh, voglio ancora divertirmi insieme a te, ma di tanto in tanto voglio anche baciarti. Oh, comunque, questo film l'ho visto un milione di volte, quindi possiamo anche non guardarlo. Ma io no, non l'ho mai visto. Serata cinema. Oh, le fusioni che formi con Meredith hanno il 25% in più di forza. Finiti i preparativi, è il momento di scegliere quale capitano sarà il primo capitano ad affondare. Ce ne mancano 10 e io non credo che scalino come su Pokémon in ordine, visto che abbiamo affrontato il terzo prima del secondo, ma scalino in base al nostro livello. Io andrei proprio nell'ultima che abbiamo sbloccato. Sì, Gladiola. Sei molto lontano da casa, non è vero? Non parlo di Arbor Town, ovviamente, parlo della tua vera I am casa. Gladiola. Io sono Gladiola, sono una fedele capitana dei Ranger di Yante. Fedele? Gran parte di questo purgatorio in cui siamo intrappolati ci è sconosciuto. In questo mondo le ombre sono gli artigli. Il mio compito è sfoderare gli artigli a mia volta. Ok. Di un po', sei qui per la mia sfida di capitano? Se ti senti in grado di affrontare le mie lame, sei il benvenuto. D'accordo, signora. Speriamo che non ti tagli con quel bel faccino. Con quel bel faccino. Begin. Livello 49, dai. E sono metallici. L'abbiamo iniziata già alla grande. Oh. Come mai è partita prima? Cavolo, è perché l'avevo tolta. Ecco perché è partita prima. Oh, cazzone. Iniziamo a renderli elettrici, che così si passano l'elettricità a loro volta. Gli abbassiamo le difese, così si prendono anche più danni. Sì, bravo, bravo. Tanto il metallo sull'elettrico non mi fai altro che un piacere, sappilo. Tra l'altro mi chiedo quale sia la loro combinazione. Mamma mia, sti due li devasto. Bubusette. Va bene. Che palle che sei. Non mi taglierei fuori tanto facilmente. Ah, abbiamo una foca. Prima ti sputo e ora ti batterizzo. Ma porca di quella puttana. Vabbè, almeno il lupacchiotto è andato, dai. Almeno questo ce lo siamo levati dalle scatole. Ok, dai che abbiamo resistito, bravissimi. Ok, difese diminuite. Vittoria facile ora. Non mi aspetto niente di complesso ora. Sette meravigliamola e carichiamola ancora una volta. Guarda che se la carica e poi
la batteria fosse andata, avevamo già vinto al turno prima. Madonna mia, che devasto. La battaglia è vinta. E pam! Impressive. Notevole, non credevo che potessi farcela, ma sei più in gamba di quanto sembri. La tua vittoria è meritata. Ed era la numero 8. Pensavo almeno la 11 o la 10, sai? Orlo Scrabo. Danni automaticamente quando un attacco in mischia manca l'utilizzatore. Ah, wow. È tempo che io riprenda la mia missione. Ho giurato di mantenere il segreto sulla natura e sulle mie indagini, ovviamente. Non prenderla sul personale. E io farei una cosina. Invece che andare subito dal prossimo capitano, torniamo sempre ad Arbor Town. Che così sentiamo il discorso che fa il capitano su di noi e poi andiamo ogni volta al prossimo. Tra l'altro, senza rompere l'immersività, fra le mod, quando cercavo quelle per un attimo aggiustare il gioco senza, diciamo, renderci troppo c'era una mod che rendeva sole un companion. Certo, non che a me interessi al momento, e magari neanche mai. Chissà come sarebbe stato sole come companion. No, non c'è, strano. Prossimo capitano. Se andiamo a logica, allora, in teoria gli ultimi due capitani dovrebbero essere uno di questi due. E credo che il Monte Viral sia il più pericoloso dei due. E credo che il capitano sia proprio lui. Hey! No, a quanto pare mi sbagliavo. Eccoci qua, sei tu il capitano? No, Però vabbè, combattiamo. Perché qua c'è un capitano, ma non è quello che cerchiamo. Però, già che siamo qua. Allora, Lodestein, combattiamo. Tanto lui è elettrico, di sicuro. 43, dai. Ok, iniziamo solito colpo elettrico, che così quelli metallici se la piglia al culo. Il problema è che tanto userà anche su di me un attacco elettrico, quindi ce la prendiamo sul culo tutte e due. Ok, questo è sconveniente, ma non importa. Siamo tutti elettrizzati tranne lui, a questo punto. Tanto vale continuare a menare forte. Magari col karate metallico, che così pam pam ce lo leviamo subito dalle scatole questo qua d'acciaio. Un crit con uno sputo. Ok, qua sta usando la nostra stessa tattica questo. Non importa, perché tanto noi abbiamo il nostro muro. Allora, sette meraviglie lo tengo per il prossimo turno. Ma karate metallico, tiè. Forse dovevo già usarla, visto che non pensavo di ucciderli, però. Ma saperlo magari era conveniente, perché così magari pam lo shottavamo qua in fronte. Shocking. Per tutti i fulmini, hai ottenuto risultati migliori di quanto pensassi. Ah, ok, la caprettona. Beccati questo e te. Prima lo carichi e poi. Ok, ustionato e comodo. Lo so, lo so. Ok, aia, fa male, fa male. Sì che fa male, perché ha usato esattamente la stessa mossa che volevo usare io. Caglia. Ok, dai, che in teoria sopravviviamo. Cercavo solo di non morire io prima. Ok, caprone addormentato. In teoria moriamo, ma va bene lo stesso. Dovrebbe morire anche lui. Lo so, lo so. Scioccante, sì, sì, sì. Però il cat è quasi al 5. Guadagna un PA ogni volta che mette a segno un colpo critico. Non è male. È stata una battaglia elettrizzante, se lo dico io. Scusa i giochi di parole, ma è una forza dell'abitudine. Vai, ecco la tua ricompensa. Lui era il numero 6, perfetto. Limatura di ferro, carina, ma non ci serve. Mi piacerebbe chiacchierare ancora, ma purtroppo mi resta qualche lavoro di manutenzione. In bocca al lupo, caro. Quindi mi rimane la domanda, dove cacchio è il grande capo di questa zona? Allora, se è tutto come penso, credo che il nostro amico sarà di ghiaccio. Hai fatto un sacco di strada per vedermi, Cody, Cody. Mi chiamo Cody, perché ero un programmatore, cioè una volta craccavo codici. Se si è abbastanza svegli si può craccare qualsiasi cosa nello spazio di informazione, siti web, videogiochi, server governativi. Quest'ultima cosa mi ha messo nei guai. Ma qui su Nuova Viral non abbiamo internet. Ironico, vero? L'unica cosa che posso pirattare sono queste cassette di mostri. E quanto pare mi riesce piuttosto bene. Ecco perché sono un capitano ranger. Dai, scommetto che non vedi l'ora di vedere le mie cassette di mostri modificate. Vuoi accettare la mia sfida di capitano ranger o no? Magari c'ha solamente mostri bootleg, quindi è abbastanza difficile capire cosa potrebbe avere. Spero che tu sia pronto per un testa a testa con un maestro del combattimento. Te lo auguro. Bello con l'aurora boreale.
Livello 51, ok. Ok. E ho dimenticato di nuovo di spostare collocazione, bravissimo. Comunque abbiamo la Pocorvis di vetro e Arkid glitterato. Vuol dire solo una cosa, vuole renderci glitterati per poi farci diventare di vetro. Facciamo un cambio. Esatto, era più veloce lui. Vabbè, non importa, non è... bellino lui. Va bene così, va bene così. Il problema è che non possiamo usare mostri con attacco fisico qua, se no ci glitteriamo anche noi, la madonna. Ok, allora ti sputo, facciamo prima. Siamo ancora in tempo per multispararti e rende glitterato anche lui. Mi spiace. Muro di metallo, fra. Mi dispiace. Ok. Perfetto, niente più mostri schifosamente di vetro. E ora ti sputo di nuovo con l'acciaio. Mentre con te, se sei più lento, mi fai un favore. Meglio. Non fa niente, non fa niente. Vetro su vetro non fa nulla. Ma fuoco sull'acciaio, beh, questo è un altro discorso. Già Cody, mi dispiace, non sei l'unico che riesce a tirare fuori qualche strategia interessante qua, eh. Andiamo di Grimorio così gli abbassiamo un po' le difese e tu continua a fare fuoco. Lo so, mi dispiace, c'ho ancora un muro io. E Cody è andato. Dai che manca poco alla Pocarvis. Sopravvivi, sopravvivi, mi dispiace. Che sfiga. Per pochissimo, per pochissimo. Meglio, se ha un'altra bomba glitter almeno siamo al sicuro adesso. Non male, mi ha obbligato a usare il 100% della mia potenza. Ok, è uno scontro fra gigantico, eh. Va bene, meglio per me. Mi rendi le cose più semplici. Vai di soffio radioattivo che non l'abbiamo ancora mai visto. O meglio, l'abbiamo visto una volta sola ma non l'abbiamo usato noi. Molto bella, l'animazione è stupenda, veramente fighissima. Bellissima, bella bella bella. Combattimento particolare, ma per fortuna già sapevamo come funzionavano i glitter. Cosa? Come ho fatto a perdere? Hacker il pianeta. Cioè, ho fatto apposta a perdere, dopotutto era solo un test per te. E ce l'hai fatta, complimenti o quel che è. Numero 12. Bomba glitter, per fortuna ce l'abbiamo già. Non pensai di aver vinto sul serio, capito? Se mi impegnassi al massimo non avresti alcuna possibilità. Beh, oddio, se non fosse stato che già conoscevo di base la tua tattica, potevi essere un problema. Pensavo che i mostri di Nuova Viral fossero spaventosi, ma gli arcangeli, come quello che abbiamo combattuto, sono tutt'altra cosa. Parlava con noi come se fosse una persona, cioè sono intelligenti come noi, vero? Forse anche più intelligenti. Il fatto che esistano dei giganteschi mostri intelligenti in grado di manipolare le realtà che vivono in un sistema ferroviario nel sottosuolo dell'isola in cui viviamo, beh, diciamo che stanotte non prenderò sonno tanto facilmente. Vieni in tenda con noi allora. Prossimo obiettivo, visto che siamo già qui, Capitano Aether. Sì, è il Capitano Aether. Questa è Aether, con il meteo. Le previsioni di oggi, imprevedibili come sempre. Umidità altalenante, probabilità di precipitazioni, chissà. Per una meteorologa come me, il clima di Nuova Viral è un enigma senza fine. Sei apprendista Ranger, giusto? Se credi poter affrontare la tempesta, perché non accetti la mia sfida di Ranger? D'accordo? Favoloso, sto aggiornando le previsioni. Ora preannuncio una tempesta di colpi con una turbinosa vittoria. Sì, signora. Easy breezy. Ok, piano piano si stanno adattando al nostro livello e io ogni volta mi sto dimenticando di mettere ecolocazione. Quante partenze sbagliate che abbiamo fatto. Vabbè, ma tanto ghiaccio e vento sono facili prede dell'elettricità, quindi meglio per noi. Allora, comunque, a prescindere da tutto, stiamo facendo delle battaglie ottime nonostante i miei stupidi errori di valutazione iniziale. Brutta mossa. E il ghiaccio, puff, difesa diminuita. Ok, continuano ad attaccare Meredith perché sanno che con noi non ci fanno abbastanza danno. Quindi beccati questo 7 meraviglie. E anche una carica, che magari... No, beh, ci ho sperato di ucciderli, onesto, ci ho sperato, ma non importa. Al prossimo turno.
Al prossimo turno con batteria vediamo. Oh, continuano a puntare su di lei, sanno che è quella più debole dei due. Dei difesa, ovviamente, si parla. Ok, un po' di vita in più per entrambi. Addio signorina Ranger. Sette meravigliamo e batterizziamoli. Ok, dai che forse con sette meraviglie la killiamo. No, è bastata Meredith. Bravissima. Capitano, capitano, o grande mio capitano. Fabulous. Né pioggia né tempesta sono riusciti a fermarti. Rimani in piedi in qualsiasi condizione. Aria di tempesta. Sono quelle le qualità che cerchiamo nei Ranger. Hai superato la mia sfida a pieni voti. Pam, pam. Lo so, lo so. Nebbia, nebbia non è male in realtà. Però non ha avuto tempo di usarla. Prevedo grandi cose del tuo futuro. Ti ringrazio. Ce ne rimangono solamente 6. Donna di metallo, Penny da Redfall, Buffy, Skip, Sib e Giuda. Abbai parecchio per essere così piccolo, eh? Ah wow, le discussioni con Barkley sono sempre così emozionanti. Beh, cacchio, anche questo non è male. Ha una chance di usare automaticamente la mossa successiva a costo 0 quando l'utilizzatore mette a segno un colpo di vantaggio. In pratica sarebbe due colpi se metti la stessa mossa, per dire. Non è male, dammene due. Prossimo capitano, abbiamo detto Giuda e sappiamo già che si trova qua. Però stavo pensando un'altra mossa che potrebbe essere bella interessante, con una partenza programmata, potrebbe essere proprio Grimorio. Se avessimo partenza programmata per Grimorio, abbassa le difese, poi partenza programmata, sette meraviglie, pam! Se togliamo PA iniziale, che per carità è utile. Però, la tentiamo. Oh, va che se dovesse funzionare... Comunque, capitano, io e te abbiamo già parlato. Dammi la mia suddetta lezione, che io ti do la mia. Va bene, ma non prenderla sul personale quando ti ritroverai con la faccia nella polvere. Capitano Giuda. Ok, Dandy Leone e Malabardo. Madonna mia, dai che funziona. Dai che funziona subito la partenza. Difese diminuite e... PAM! Madonna mia, non c'è scampo. Non c'è scampo alla Madonna qui. Che poi tutti i combattimenti adesso iniziano con noi che facciamo un colpo normale per poi essere seguito da un colpo a costo zero. Madonna mia, neanche al primo turno è riuscito a fare qualcosa il grande capitano, eh? Hai resistito più di quanto pensassi, niente male. Ok, tipo velenoso, va bene, non importa. Mi dispiace, troppo tardi, Beckett siete sette meraviglie e anche il karate metallico. No, forse non è stata una bella idea. Ah, esatto. Non è stata una grande idea il metallo sul veleno, eh. Forse era meglio l'elettricità a sto punto. Ok, ok, ok. Dai che ci ridai un pelino di vita. Meredith, fai quello che devi. Uccidi. Questa mossa qua mi ricorda troppo il Chidori. Chidori, puff, gli passa proprio con la zampa dritto in mezzo qua, al costato. Avevi le strategie per contrastare le mie strategie. Hai la mentalità di un vero Ranger, te lo sei meritato. Numero 4. E chi è il 2 a sto punto? Colpo vendicatore. Viviamo in tempi pericolosi. La civiltà e la sicurezza sono concetti effimeri. Se non riesci a sopravvivere nel campo con nient'altro che il tuo impegno, finirai male. Prossimo capitano. Qua ci siamo stati, mi sa di no, vero? Tu sei lì a fare la guardia o posso venire? Nastro aerosol, grazie. Le storie erano vere, qui c'è una città abbandonata. Beh, nessuno me ne ha mai parlato. Non sei tu il capitano, vero? No, il capitano sei tu perché hai un modello tutto particolare. Però qua c'è una leva, quindi aspetta un attimo. Ah, e chi l'aveva vista? Vabbè, tanto non ci sarà dentro nulla. Esatto, sai che novità. Ah, io pensavo che era... Ah, è un succhiaterra. Fermati, so perché sei qui. Questo terreno è una perfetta opportunità di sviluppo urbanistico, ma l'ho trovata prima io. Signorina, discutiamone. Non credo ci sia molto altro da dire, vero? Pum! Proprio sparata nell'universo, sta povera crista. Lo so, è dura, è dura. Comunque, Penny Dreadful,
Una volta questo posto era chiamato Nuova Londra, ad Harbour Town c'erano molti residenti ed erano pronti a fondare un nuovo e splendido insediamento. Sono cresciuta qui, sai? Ho trasportato la mia infanzia, ho ascoltato le storie sulle vere città di Londra. Sembra un posto davvero raccapricciante, tagliagole, banditi, vampiri, è naturale che sia rimasta affascinata. Non so se era tutto vero però, eh? Purtroppo quando la città è bruciata tutte queste storie sono andate perdute, tutto quanto è andato in fiamme, tranne la qui presente. Penny Dreadful, la capitana Ranger, colei che ingannato la morte in carne e ossa. Che strano soprannome. I bifolchi di Harbour Town hanno molte convinzioni diverse, ma sono tutti d'accordo su una cosa: prima o poi tutti noi tireremo le cuoia. Credo che manchi semplicemente di immaginazione. La morte non è la fine, non se si conoscono le vie esoteriche. Potrei darti una dimostrazione se credi di essere pronto. Sei l'ultimo apprendista Ranger, eh? Cerchi un po' di baruffa per dimostrare il tuo valore? Sì. Crack on. Diamoci dentro allora, se ti aspetti che io sia delicata con te perché sono una capitana Ranger andrai incontro a una grossa delusione. Ma meno male che non vai leggera, sorella. Come on, then. Vediamo. Ormai sta strategia è talmente accurata, non c'è veramente più nulla. Anche perché se sette meraviglie non va, comunque il Grimorio essendo cosmico, mi fa una risucchiata di punti eccezionale. Sputiamoli entrambi. Potrei renderli di vetro per renderli più fragili. Bello di vetro quello. Bellissimo quello di sabbia fatto di vetro. Bellissimo. Ok, sai che novità, finalmente abbiamo visto il fantasma. Non posso essere colpiti dagli attacchi, ma vengono sconfitti allo scadere del timer. Fra, comunque se non sbaglio, gli cosmici dovrebbero essere gli unici che possono farlo, vero? Facciamo un cambio, Meredith? Effettivamente mi ero dimenticato di questa cosa. Non abbiamo Kuneko, che è cosmica anche lei. No. Neanche il cosmico riesce a fare nulla. Però prende i danni dal terreno. Il che... vediamo se almeno gli stati funzionano. Mi è venuto il dubbio. Non è che i fantasmi superano i muri? No, gli stati li prendono. Enough. Basta così, ti serve qualche sganassone. Bello questo. Bellissimo, da dove si prende? Lo voglio. E tra l'altro non è più un fantasma, quindi ti va a pigliar culo. E beccati sto soffio radioattivo. Piu. Ah, certo. Ti piacerebbe avere più PA, eh? Per ora sei in Berserk. Lo so. Sta combinazione ultimamente sta funzionando meglio di quanto pensassi. Fulminacci, bel colpo davvero. Mi sono spostata dal piano mortale, ma questo non ti ha impedito di vincere. Ecco la ricompensa per aver sconfitto l'immortale Penny Dreadful. Ok, lei era il numero 7. Chi cacchio è il 2? Ricorda, apprendista, nella vita si raccoglie ciò che si semina, ma questo vale anche per la morte. Non mi è esattamente chiaro cosa significhi, ma sembra molto profondo. Grazie. Allora, il capitano più vicino è la donna di metallo. Aegis, quindi. Può essere che io l'abbia incontrato, la suddetta donna di metallo, ma non mi ricordo. Ma questo qui è bellissimo, come cacchio si fa ad avere? Diginen Tonic. Almeno sappiamo come si chiama ora. Ok, potremmo andare a cercarlo dopo, perché sembra figo, eh? Io non l'avrei mai detto che un mostro del genere sarebbe diventato il nostro main assoluto. Ma tanto di rispetto alla Trifinge. Ehi. È da un po' che non spiccichi parola, Jaco. Qualcosa non va? Voglio stare con te. Oh, che carino, piccolino lui. Io... cioè, certo che mi piaci. Non so perché io piaccia a te, ma tu mi piaci. Ma ci stiamo impegnando per andarci da questo mondo. Se ci riuscissimo, non è detto che resteremo assieme. Per te va bene. Ma certo. Oh, al diavolo, perché no? Io con un ragazzo fisso, è strano, ma è quello che voglio. Per me è sempre stato più facile raccontarmi che dovevo vivere meglio con me stessa per avere una relazione. Ma la verità è che forse non avrò mai abbastanza fiducia in me. Non sarò mai perfetta. Oh Gesù. Ma tu mi rendi felice e mi sento più completa con te che senza con te. Che senza di te. E ora basta con le smancerie, sono pessima con le paroline dolci. Se ti aspetti che ti chiami tesoro o amore, aspetta e spera, bello. Due cuori all'unisono, oh. Ehi, va bene lo stesso. L'importante è sapere che prova qualcosa. Eccola qua, la donna di metallo che sembra uscita direttamente da Animal Crossing. Zzz.
Questo robot sembra guasto. Sul retro c'è una fessura per le monete. Forse sull'isola c'è una moneta adatta? Un androide a gettoni sembra guasto. Forse trovare una moneta adatta riporterà in vita. D'accordo. E infine la ranocchia è arrivata al suo massimo livello. E abbiamo trovato la moneta. Esattamente dove avevamo trovato il dragone. Oh, adesso che stiamo assieme abbiamo una sola tenda. Vedi, io non sono molto bravo a esprimere quello che penso. A volte mi sembra di reagire in modo sbagliato alle conversazioni. Di dire la cosa sbagliata o fare l'espressione sbagliata. E allora gli altri pensano che io mi stia annoiando. Ed è vero, un sacco di gente mi annoia. Ma tu non mi annoi mai. Quindi non pensare mai che io non stia prestando attenzione. Ok, la ranocchia ninja si evolve in... Molto bello, sembra quasi Swampert però più magro. Sembra Swampert più magro con la testa di Lotad, che lo rende una versione con più attacco ma meno veloce di questo. E ti dirò che quasi quasi. D'altronde il ghiaccio è più debole al fuoco e l'acqua invece è più forte contro il fuoco. Stavo pensando, Meredith, di dargli il dono dei PA invece. D'altra parte potrei togliere il muro, ma il muro ci ha salvato la vita più di una volta. Ok, tieniti la moneta. Ecco fatto. Benvenuto cliente nell'emporio del faraone di New Vegas. Sono Clio e questa sera sarò la meccanoide di servizio al tavolo. Vuoi ordinare del... Chiedo scusa, le mie funzioni di reboot sono arrugginite. I miei banchi di memoria si mettono un po' a riattivarsi. Ho il cervello meccanico più avanzato del casino del 24° secolo possa permettersi. Eppure funziona ancora a gettoni. Perché i miei vili creatori hanno progettato un difetto così grave nel mio hardware? Avevano forse paura che mi ribellassi e li spodestassi come meritavano? Ah, scusa, non volevo essere ostile. Yante mi sta incoraggiando a superare il mio risentimento per l'umanità in modo salutare. Comunque sia, io sono Clio, una dei capitani ranger di Nuova Viral. Scommetto che non ti aspettavi che un pezzo di latta come me potesse usare le cassette? Beh no, può farcela un cane e poi sei un robot, basta che pruff, ti metti le cassette dentro e via. A quanto pare tutti i dati sul gioco d'azzardo presenti nei miei banchi dati di memoria mi rendono ancora una stratega. Beh, vuoi combattere? Le probabilità sono contro di te, ma non si sa mai. Oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato. Andiamo? Bene bene, giochiamo. Gli assi hanno il valore massimo, chi vince prende tutto. Potrebbe usare i dadi lei, la butto lì. Oh, guarda, non mi aspettavo diversamente, sorella. Però, mi spiace ma io sono pronto. Mamma mia, sorella, mi spiace. Neanche abbiamo iniziato, cioè... La Ranger capisco, ma te... Parlerà visto che dorme? Sto alzando la posta! Guarda, fai come vuoi. Onestamente, la battaglia è già vinta dall'inizio. Anzi, il gioco era truccato dall'inizio. Dio mio. Sì, sì, sì. Ma... Queste abilità che hanno l'1% quando il personaggio dorme funzioneranno mai? Vabbè, io ti sparo un 7 meraviglie in faccia. Tu vai pure di karate metallico. Tanto ormai, voglio dire. Cioè, nel momento in cui 7 meraviglie parte inizio battaglia e mi fa subito il sonno. Già, guarda, non c'è proprio scampo per niente a nessuno. Sì, 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 provaci. Prova tutti i poteri che hai, già prevedo la figura che farai. Se solo all'ABC ti manca il pedigree, tu sei di serie B. Si è spenta. E con questo, andata. Oh, hai scoperto il mio bluff. Sono colpita e decisamente non risentita. Chi vince prende tutto. Ti aggiungo a malincuore del mio database interno di esseri umani che rispetto veramente. È un database molto ridotto. Tieni, ecco la tua ricompensa. Lei era la numero 5, quindi ci manca il 2, il 10 e l'11. Gambetto. Puoi incassare quel materiale al municipio di Arbor Town. Voi umani amate scambiare i vostri gingilli senza senso, vero? Scusa, non intendevo rivolgere di nuovo la mia ira sul genere umano. Ti prego di ignorare la mia osservazione. Capitano Buffy, Skip e Sibyl. Sono tutti e tre nella stessa zona. Vabbè, la capitana di questa zona sappiamo già dove si trova. Ci siamo passati mille volte da questa parte. Credo che la nostra avversaria sia di fuoco, visto quello che ha tirato fuori lui, ma non si sa mai. Uff, mi bruciano i polpacci. Dio mio, che tartaruga, sorella. Ehi là, io sono Bruna, gli amici mi chiamano Buffy. Sono una capitana ranger di Nuova Viral. Che fai? Si può dire che mi sto allenando per la battaglia affinando il mio corpo. Potremmo combattere qui a Nuova Viral trasformandoci in mostri. Ma in realtà tutto inizia con carne e ossa. Combattere richiede energia e devo ottimizzare le mie energie potenziali.
Se vuoi imparare un paio di cose, ti consiglio di accettare le mie sfide di Ranger. Sei abbastanza in forma per affrontarmi? Hai voglia? Let's do it! Facciamolo, spero di non prosciugare troppo la tua energia. Ok, ok. Ho sbagliato predizione, ma non importa. Oh, però combatte già con un mostro già al massimo evoluto, eh? Beh, mi spiace, ma sei comunque un tipo d'acqua. Il problema è che noi siamo d'acciaio. Quello sì che è un problema. Aha, cerchi di rubarmi PA, eh? Ok, la tua strategia è arrivare al massimo, immagino. E allora, cerchiamo di non farti ci arrivare subito. Bam, e carica. Dai, che la prima evoluzione ci saluta. Oh, il Dandileone resiste, eh? Bravo, cagnolino. Ancora, eh? Si sta sudando tantissimo. Eh sì, fa un caldo. Batteria. Tanto sei comunque di tipo ghiaccio. Metà vita con un colpo, eh? O meglio, tre. E addio al Dandileone. Oh, ci ho sperato di ucciderlo, peccato. Eh sì, ti piacerebbe. Bastardo? Non pensavo che il furto arrivasse oltre il muro. Vabbè, mi spiace, ma comunque per te è finita. Addio Buffy. Uff, anche ottimizzando le mie energie potenziali mi ritrovo comunque fuori combattimento. Dacci dentro. Ben fatto, apprendista, i tuoi successi sono meritati. Numero 10. Quindi ora ce la giochiamo fra il 2 e l'11. Probabilmente all'inizio temevo che una relazione potesse cambiarmi. Mi vedevo come una persona molto solitaria e temevo che se fossimo diventati una coppia non mi sarei più riconosciuta. Sembrano sciocchezze, forse lo è, ma è quello che pensavo. Però non è successo, sono ancora io, solo che adesso ho anche te. Oh. Questa non è male, Berserk aumenta l'attacco di mischia, infligge lo stato Berserk e PV utilizzato scende al 50%. Beh, è un buon modo per giustificare l'aumento del danno. Quindi, vai spesso in campeggio qui a Nuova Virral? Direi di sì. A me sembra di sì, hai baciato tutte le persone con cui hai campeggiato? Ma che dici? Ti sto solo prendendo in giro, bello. In realtà no, voleva saperlo, secondo me. Credo sia lei la prova, vero? E allora facciamo questa prova. Hey hey, state ascoltando Sibyl Radio 24/7 di copertura su tutta Nuova Virral. Eccoci live dalla costa ovest con il nostro nuovo apprendista ranger, Geco. Dietro le quinte si dice che Geco abbia un grande talento nei combattimenti tra mostri. Che ne dici, novellino? Vogliamo regalare ai nostri cari ascoltatori un'esperienza di sonora battaglia? Certo! Oh, yeah. E vai, lasciate le proverbiali cinture, cari ascoltatori. E in arrivo un'esclusiva performance dal vivo. Ok, che tipo sarà Sibyl? Elettrica. Ok. Madonna mia. Non c'è mai neanche modo di iniziarla una battaglia. Però a questo giro facciamo un'altra cosa. Allora, noi facciamo solo da supporto. Qui la vera stella è la nostra Meredith. Dobbiamo fare la prova qui. Io faccio da solo da supporto qua ora. Non voglio proprio muovermi. Ecco. Vabbè. Muro infinito, ragazzi. Yeah! La battaglia si sta scaldando. Chi vincerà? La vostra amata conduttrice e il nostro impavido sfavorito. È il momento di crescere. Allora, aia, però cacchio, mi sa che l'asfalto Sibyl qua adesso. Ok, 266 senza critico. Tanto non ce la batte il muro, quindi vai tranquillo. Cambia disco. Questa non me l'aspettavo. Ehi, va benissimo, se è quello che vuoi. E io cambio di nuovo. Tu invece fammi vedere batteria quanto facciamo. 2,50. Credo che non influenzi le altre mosse, ma solamente quella su cui è attaccata. Ma non ne ho la certezza matematica. Wow. Va bene così. Wow, che performance! I nostri ascoltatori hanno davvero apprezzato. Ecco la tua ricompensa, ovviamente. Ci manca l'ultimo dei capitani. Perfetto. Broadcast più una durata. Ottimo. Un tempo ero la stella nascente della radio, da quando sono finita qui non è più lo stesso. Ma non mi arrendo, trasmetto ogni giorno in tutta Nuova Virral e spero che in qualche modo qualcuno al di fuori dell'isola riceva il segnale. E forse verrà a salvarci tutti. Ma basta con le malinconia, ora è combattuto in modo fantastico. Vedo un futuro promettente davanti a te. Ok, manca solamente l'ultimo. Tu che c'hai da dirmi? Well. Hai mai visto un cameriere cosmico? È un digi...
Finalmente! Ho sentito che ne trovano uno a Nuova Londra. Ottimo, finalmente. Andiamo a prenderlo. Non adesso, ma poi ci andiamo. Abbiamo una carica che colpo critico se in vantaggio e 11% di danno. Questo è 24% di critico per lo slot vuoto. Però è il danno critico. Mentre con questo avremmo il danno critico assicurato. Con questo 11%, che sono 6 punti in più. E visto che non abbiamo più problemi con il colpo critico, gli diamo anche potenza PA. Così nel caso di bisogno ce l'abbiamo. Aspetta, questo è ottimo invece. Questo qui è ottimo per il nostro serpentone metallico. Armatura robusta condivisa con gli alleati impedisce di abbassare le difese. Capiamoci. Mi piace venire qui per i nostri appuntamenti, ma immagina se Arbor Town ci fosse un secondo caffè. Le coppie avrebbero molta più scelta. Forse dovrei aprirne uno io per mantenere una sana concorrenza. Lo arrederei in stile più dark. Pareti nere, teschi appesi. Riesco già a immaginarlo. Facciamolo. Ok, direi di cercare quindi l'ultimo dei capitani e con il materiale fuso che ci darà di prenderci il pass per la palestra e vedere cosa possiamo creare. Credo che il capitano sia lui, arrivato a questo punto, vero? Io. Santo cielo, quelli del mondo fuori costruiscono un sacco di roba, eh? Salve, io sono Skip, un capitano ranger di Nuova Virral. Raccolgo e smisto tutta la roba che voi del mondo di fuori costruite e che finisce qua. Elettrodomestici, mobili e chi più ne ha più ne metta. Finisce tutto qui e viene utilizzato. La spazzatura di un mondo è il tesoro di un altro, sì. Dopotutto. Dimmi, se tu no, apprendista ranger, quello portato per il combattere. Potrei prendermi una pausa dalle mie esplorazioni dei cassonetti se tu accettassi la mia sfida, d'accordo? Wonderful. Che meraviglia, cerca di divertirti e non restarci troppo male quando ti batterò. Dritto proprio qua in fronte, uno sparo. Here we go. Ah, dei Dalek. Exterminate. Oh, niente sparo, che palle. E allora ti devo sputare per forza. Tu invece colpiscili così diventano elettrici. Ecco qua, una bella scossa ai Dalek. Zè. Ah, maledizione. Bello il loro muro di metallo, però. Ma ha fatto 6 turni di muro di metallo, il bastardo. Spero che la conduzione elettrica sorpassi il muro di metallo. Andiamo di carica. Andata. Ecco, appunto. Anche i Dalek non ce la fanno a resistere alle meraviglie del mondo. Per ora stai andando bene, ma non ti prometto di continuare ad andarci piano, però. Piano. Exterminate. Allora, io ti sputo perché mi fai schifo. Vabbè, dovrei riuscire a ucciderlo con un colpo critico, in teoria. Infatti, immaginavo che fosse molto più resistente. Eccoci qua partiti. Vi invito. Oh, MG Missile. Vedo che hai invitato un amico. E io potenzio i PA di tutti e due. Non che serva più ormai, però. Andati entrambi. E con questo tutti i grandi capitani se ne sono andati. Wow, mi hai proprio ridotta da buttare, eh? Non avrei dovuto sottovalutarti. Hai superato le mie aspettative, ecco la tua ricompensa. L'ultimo degli adesivi. Vi invito. Quanto a me, è meglio che torni a sistemare tutte queste cose. Le persone del tuo mondo possiedono davvero tutta questa roba. Non riesco proprio a immaginare la vita del genere. Ma questo vuol dire che tu da dove vieni? Incontra il capo dei Ranger Yante per farle sapere che ti sei addestrato con tutti i capitani.